Amici tecnologici, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla produzione e alla costruzione del nostro pacco batterie con la tecnica dei fusibili. Come vedete, la batteria è pronta. Abbiamo messo nella parte inferiore un normale, diciamo, assemblaggio con la puntatrice nella, diciamo, polarità negativa. Sulla polarità positiva delle batterie, perché sono tutte in parallelo, abbiamo messo 8 fusibili, uno per ogni cella. Andiamo a misurare con il nostro tester le tensioni delle celle e poi andremo a fare la prova di conducibilità delle nostre saldature. 3,88 è, diciamo, un totale. Ora cella per cella: 3,40, 3,89, 3,88, 3,88, 3,89, 3,88, 3,89, 3,40, 3,40, 3,88, va bene, sono tutte intorno ai 3,4, 3,8, sono scarico ovviamente. Ora appena finita la inseriamo a caricare tramite un opportuno caricabatterie sempre fatto da noi in laboratorio. E niente, e questo è appunto la seconda tipologia di assemblaggi che possiamo fare. Questa per tanti sarà più apprezzata della precedente, cioè della nostra batteria che abbiamo costruito la volta scorsa, che ora la prenderemo per metterla appunto a paragone con quest'altra costruzione. Ecco, queste due differenti possibilità, o meglio ce ne sono anche altri, però in linea generale c'è questa, quella, diciamo, con la protezione cella per cella, quella con la protezione per sezione o quella, come abbiamo fatto precedentemente, con protezione elettronica, cioè sulle celle non ci sono fusibili o non c'è nulla, diciamo, che eventualmente ci tuteli da eventuali sporadici cortocircuiti. La batteria è questa, è quella che abbiamo costruito nei giorni scorsi, è una 33 celle in serie parallelo, tensione massima 12,6 volt, amperaggio 21,8 circa. E abbiamo fatto il video che trovate linkato sotto o sopra, mettiamo la finestrella dove poter cliccare direttamente. E questa invece, a differenza di quella, come abbiamo detto, ha per ogni cella un fusibile di protezione, così se dovesse esserci qualche problema con una o più celle, salta il fusibile e quella cella è completamente isolata. È una buona cosa, però ci sono i pro e ci sono i contro. Allora, per i contro abbiamo le tempistiche, perché l'assemblaggio è molto ma molto più lungo. Ci sono i costi, perché necessitiamo acquistare i fusibili, che ovviamente per un pacco batterie così piccolo ha un costo non indifferente, dico un costo basso, ma se dobbiamo andare a realizzare dei pacchi batterie con un totale celle di 1000-2000 batterie, vuol dire che necessitiamo andare a saldare 2000 fusibili. Ovviamente avremmo anche una dispersione di energia, una perdita energetica data da tutti questi fusibili. Anche se per una cella è trascurabile, quando si parla di 1000, 2000, 3000 celle, e lì il valore di perdita può dare problemi, ecco, può essere un problema volendo.
Poi niente, un altro contro sulla tecnica dei fusibili è quella che andando a saldare sulla cella stessa, senza diciamo prendere precauzioni, facendo attenzione, possiamo far esplodere la cella stessa. Perché? Perché potremmo con lo stagno, con il saldatore o con il filetto del nostro fusibile andare a cortocircuitare noi stessi la cella facendo toccare il positivo, che è quello centrale che stiamo vedendo in questa diciamo batteria lato di sopra, con la scocca della batteria stessa che è tutto il negativo. Facendo questo abbiamo problemi perché potremmo recarci danni anche noi stessi. Un altro problema è il surriscaldamento della cella mentre saldiamo, perché mentre andiamo a saldare, a preparare appunto la parte per far aggrappare lo stagno, perché è una saldatura a caldo, a stagno, perciò il saldatore trasferisce quella temperatura, quel calore che può dare problemi alla cella stessa. Se poi il problema si pone ancora di più se non hai tanta esperienza con il saldatore, con appunto la saldatura di parti grandi, stare tanto su una cella col saldatore attaccato a trasferire calore, quello può comportare danni gravi alla cella stessa. Per quanto riguarda invece le positività, le cose diciamo il positivo su questa struttura, su questo assemblaggio, è che siamo potenzialmente coperti e tutelati da eventuali problemi di celle. Se una cella delle 8 ora come ora morisse, o ci sia un sovraccarico con correnti di uscita superiori ai 5 ampere circa, che come vedremo più avanti, per fare scattare diciamo l'amperaggio dobbiamo dare almeno 5 ampere e mezzo con questa tipologia di fusibile di protezione che abbiamo montato. Superata quella soglia, il fusibile si brucia all'istante, bruciandosi ci isola la cella malata ed è ottimo, attenzione, è ottimo. Però per quanto riguarda la velocità cioè la tempistica per assemblare un pacco, il costo, perché ovviamente oltre alle celle, oltre al portabatteria, dobbiamo andare ad acquistare anche i fusibili che hanno un costo non indifferente. Dobbiamo andare anche a prendere uno stagno che sia uno stagno buono, di qualità, che non resti freddo, che non scapolino le saldature stesse, che non saltino andando a cortocircuitare. Ecco, bisogna fare attenzione, molta attenzione. Come vediamo sono due batterie, una la più piccola, una è più grande. Quella più piccola l'abbiamo fatta piccola semplicemente come campione, come prototipo per mostrarvelo, per farvi vedere appunto come viene e cosa si può fare. Ma avremmo potuto fare una batteria anche da 200, 300, 500 celle, sempre utilizzando la stessa tecnica. La parte inferiore, come abbiamo detto, ha la tecnologia saldatura a punti, perché appunto è la parte negativa e lì non ne abbiamo un problema. La parte positiva, che è dove c'è il fusibile, dove salta il fusibile, abbiamo messo la saldatura centrale con i fusibili. Perciò questa diciamo che è un misto di due tecnologie. Potremmo andare a fare anche un altro pacco batterie, ma non ne vale la pena perché su per giù il meccanismo lo avete capito ed è questo. Il pacco batterie lo abbiamo confezionato utilizzando la parte di fusibili per il positivo, la parte negativa abbiamo messo la normale saldatura a punti. Per questo video terminiamo qui. Il prossimo sarà in diretta con i paragoni con le due batterie a confronto. Ciao!